mercato, per un po' di traffico, un po' di, diciamo, vabbè, ma forse voi conoscete il problema, comunque credo che anche 2000 anni fa fosse così, perché questa è una regione che è sempre stata molto amata, quindi anche molto popolare. Allora, per rispondere subito alla domanda, in realtà tutto nasce da una richiesta poi del direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, che voleva, dopo l'esperienza di Stanotte A, che è una serie di puntate ogni volta in una notte, adesso stiamo organizzando una nuova puntata appunto su Pompei, voleva una piccola serialità di 3 puntate. La cosa mi ha veramente messo molta paura, perché fare una puntata, curarla bene, prima serata su Rai 1, Rai 1 è veramente è un palcoscenico molto importante, non devi sbagliare, devi fare le cose curatissime, ancora di più di quanto le sai fare. Ma scegliere 3 puntate mi mette a molta soggezione. Allora sono andato sugli ingredienti base, quelli che sappiamo fare bene, che piacciono anche a voi, cioè esplorare dei luoghi molto belli. Ma non basta. Allora, i luoghi più belli che ho visitato e abbiamo filmato sono quelli in Italia, è chiaro. Puoi andare anche dall'altra parte del mondo, però nulla ha il fascino delle cose italiane, sia per bellezza ma sia anche per esperienza, perché li conosciamo. Però non basta andare a far vedere una Reggia di Caserta, la Valle di Tete, che gente è bella, ma non basta. Allora mi sono messo a guardare questi siti, ho visto che tanti, lo sapevo, ma non mi ero accorto quanti ce fossero dell'UNESCO. Sapevo che avevamo un maggior numero di siti, però a vederli messi in fila, dico, questo è l'Oscar della cultura, ma non dato dall'UNESCO, dato da, diciamo, dal mondo intero a noi, all'Italia. E allora ho capito subito che veniva, emergeva una specie di filo rosso conduttore, che era: tutti questi siti sono stati fatti da generazioni passate, dai greci fino a oggi, e il mondo intero dice questo è patrimonio dell'umanità. E dico, se vado in Francia, se vado in Germania, se vado altrove, troverò dei luoghi bellissimi, ma non per così tanto tempo, un periodo così lungo. Quindi l'Italia ha questo stato di grazia per cui è eccezionale nelle cose che fa dagli ultimi 2500 anni e più, siamo ancora più indietro se prendiamo i muraghi, la Barca Monica, eccetera. Quindi c'è come una specie di capacità degli italiani, soprattutto quelli che ci hanno preceduto, ma anche noi, di riuscire a fare dei capolavori che il mondo ci invidia. Gli altri non ci riescono. Noi abbiamo in qualunque epoca, preistoria, antichità, medioevo, rinascimento, barocco, settecento, eccetera, abbiamo dei capolavori che il mondo ci invidia. Per cui, ecco, questa è stata un po' l'idea. Ed è venuta fuori una puntata, un programma che aveva una sua fisionomia, ma soprattutto, secondo me, premiava questa nostra capacità di creare il bello. Noi parliamo sempre molto male del nostro paese, abbiamo dei problemi, indubbiamente, però poi quando ti sposti in un altro paese ti accorgi che pure loro hanno gli stessi problemi, ma non lo dicono. Noi abbiamo questa onestà di anche un po' un autolesionismo, direi. Non siamo diversi dagli altri, soltanto che noi siamo aperti e onesti, diciamo, anzi forse esageratamente, quali sono le cose che non funzionano, e a quel punto va a finire che prevale l'idea che le cose non funzionino, può darsi, però ci sono anche cose che funzionano, ma anche delle cose straordinarie. Questo non viene sottolineato abbastanza, però voi siete qui a Sorrento, guardate quanti stranieri vengono ad ammirare cose che per noi sono la quotidianità, un tramonto, il mare, la bellezza anche di una piccola chiesa, per loro sono una cosa eccezionale. Quindi noi viviamo da sempre dentro delle meraviglie, ma anche a tavola, il vino, per noi è una cosa quasi normale, per altri è una cosa eccezionale. Ecco, questa è stata l'idea e ha funzionato perché ha risvegliato un orgoglio nazionale.